Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la Voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale a cura della redazione di RTV 38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. Cominciamo parlando delle attività della Commissione Sanità del Consiglio regionale che prosegue nel suo tour in visita nelle principali strutture sanitarie di tutta la regione. Ultima tappa all'ospedale Santa Maria Nuova di Firenze dopo gli appuntamenti dei giorni scorsi nelle province di Grosseto e di Pisa. Prosegue il tour della Commissione Sanità del Consiglio regionale nelle principali strutture toscane. Dopo le visite nelle province di Grosseto e Pisa, l'ultima tappa è stata all'ospedale Santa Maria Nuova di Firenze, dove con il direttore generale della ASL Toscana Centro, Paolo Morello Marchese, è stato fatto il punto su integrazione tra ospedale e territorio, innovazione tecnologica e riqualificazione di alcuni reparti. All'incontro hanno partecipato anche i capi dipartimento aziendali, i direttori delle società della salute, il comitato di partecipazione aziendale e i sindacati. Santa Maria Nuova è un ospedale sul quale la Regione ha investito molto, ha investito in tecnologia, ha investito in personale e quindi diciamo le criticità sono molto limitate, anche quelle di carattere generale. È ovvio, viene fuori sempre il rapporto con il territorio come elemento di criticità, che però qui si è provato a calmierare con una serie di elementi, sono l'elemento del GIROT, quindi della possibilità di professionisti di uscire fuori, di un rapporto con il territorio anche per quanto riguarda la possibilità di usare le strutture territoriali come appunto punti di ospedali di comunità e altri posti letto fuori. Insomma, c'è stata una strutturazione importante, però rimane ovviamente una criticità. La mancanza di personale in pronto soccorso e qui soprattutto per mancanza di specialisti che ovviamente possano venire a lavorare qui. Però diciamo che l'organizzazione è un pronto soccorso, questo che è stato capace di strutturare il GIROT, e quindi ci diceva anche oggi, vedevamo con il direttore come questo abbia ridotto la necessità di ospedalizzare pazienti che magari hanno le patologie del periodo, quindi persone anziane con malattie respiratorie legate a influenze e situazioni stagionali che non sono state ricoverate proprio perché c'è stata capacità di curarle a casa, e questo è un esempio di quello che si potrebbe fare. E poi medici internisti che qui lavorano direttamente in turno in pronto soccorso, quindi mi pare che una situazione sia davvero equilibrata, quindi un ospedale dove l'investimento in tecnologie, nella struttura e nel personale ha portato davvero risultati. È un ospedale al centro di Firenze con le problematiche che può avere una città bomboniera come Firenze, nel senso che qui molto spesso arrivano persone straniere, arrivano persone che vengono in vacanza, ci sono anche gli stanziali, e gli stanziali sono soprattutto, vivendo nel centro storico, molte persone anziane. Quindi Santa Maria Nuova subisce i problemi di una popolazione molto intensa di una città metropolitana, cosa che non abbiamo riscontrato nelle altre realtà che abbiamo visitato, e cioè per esempio la Maremma oppure Pisa. Noi facciamo, da un punto di vista di accessi d'urgenza, quasi 40.000 accessi l'anno al centro di una città cosmopolita, e quindi abbiamo un po' una diversificazione di patologie e di necessità amplissima. Per questo naturalmente l'ospedale ormai ha una storia ben consolidata, poi ha una serie di specialità particolari, a partire dalla chirurgia bariatrica che è di riferimento nazionale. Quindi diciamo è un ospedale a tutti gli effetti. Se la domanda era relativa a delle difficoltà, ma parlare di Santa Maria Nuova è come parlare di qualsiasi altro ospedale dove ci sono delle carenze di personale che sappiamo, ma perché dalle scuole di specializzazione
non ce n'è a sufficienza e quindi bisogna trovare modelli sempre in evoluzione che permettano comunque di soddisfare la richiesta dell'utenza. L'utenza arriva e bisogna inquadrarla, diagnosticare e curarla. E continuiamo a parlare del lavoro che sta portando avanti la Commissione Sanità del Consiglio regionale, che si concentra in particolare anche sulle RSA, le residenze sanitarie assistenziali, per quanto riguarda in particolare le difficoltà che stanno affrontando anche per colpa del caro energia. Per questo si chiedono più risorse. La quota avanzata e non effettivamente assegnata del contributo annuo previsto dalla Regione, 206 milioni di euro, dovrà essere destinata a coprire le difficoltà oggettive dell'RSA, così come emerse nel corso dell'audizione dello scorso 24 novembre. È quanto scritto nella proposta di risoluzione che la Commissione Sanità del Consiglio regionale ha approvato e illustrato in aula. Nel testo c'è anche un forte richiamo alla Giunta sul fronte della formazione per avviare percorsi con le agenzie accreditate. Ai vertici della Regione si chiede pure di attivarsi con il Governo sul fronte dei rincari energetici che stanno mettendo in ginocchio molte strutture. Noi siamo stati come Tel Aviv i primi a depositare un atto a sostegno delle RSA, i primi ad ascoltarli, a ricevere le loro istanze. Bene che la Commissione abbia raccolto anche le nostre istanze, chiediamo di fare di più, per questo sono arrivati degli emendamenti che sosteniamo, ma chiediamo di fare di più anche in termini economici. Una risoluzione di buon senso che noi sosteniamo in Consiglio regionale deve essere accompagnata da delle risorse importanti. Non compete a me dire quanto, 20, 30 o 40 milioni, sarebbe semplice oggi dire quanto. È evidente che il prossimo bilancio non può non tener conto di questa, che è una richiesta oggettiva rispetto a una rivalutazione, ma non solo, di costi crescenti che le strutture hanno e di una rivalutazione delle rette che deve essere ovviamente sostenuta dal sistema pubblico. Mi risulta che da 15 anni a questa parte le spese per il mantenimento di un posto letto in RSA siano un po' differenti. Negli ultimi 15 anni forse le spese sono un attimino aumentate e la Regione Toscana non rivede la quota sanitaria. Quindi il documento che è uscito dalla terza commissione è un documento ben fatto. È un documento che chiede giustamente, è il nuovo esercizio stilistico del Partito Democratico, su qualunque punto chiedere soldi al governo, quindi chiede giustamente un impegno del governo per prevedere un aiuto anche per sostentare i costi energetici delle RSA. Il governo ha previsto, di questo se ne sono dimenticati, non l'hanno scritto nel documento, gli chiederemo di inserirlo noi, che il governo ha destinato 21 miliardi su 30 della manovra ai costi energetici. Non ha inserito le RSA nella lista dei soggetti che ne possono beneficiare, quindi è giusto chiedere che vengano inseriti, come è giusto però chiedere anche che la Regione Toscana riveda la quota sanitaria. Perché è troppo facile non far niente per 15 anni, aspettare che le RSA giustamente, sottolineo giustamente, ti vengano sotto il palazzo della Regione a dirti che se continuiamo così sono destinati a morire, quando invece un anno fa, un anno e mezzo fa, eravamo tutti sperticati in grandi elogi, ringraziamenti alla grande rete delle RSA toscane che hanno fronteggiato in prima linea la battaglia per il Covid, poi quando chiedono aiuto dire ok, chiederemo soldi al governo. No, la Toscana riveda la quota sanitaria che è ferma da 15 anni, poi tutti insieme giustamente chiederemo al governo di impegnarsi anche per sostenere e per aiutare le RSA a fare fronte al caro energia. La Giunta aveva predisposto più di 200 milioni per le RSA. Alla fine dell'anno ci sarà un disavanzo, nel senso un positivo di 27 milioni, 30 milioni all'incirca. E questo è ciò che le residenze per anziani richiedono per sopperire a tutte quelle mancanze che hanno dovuto purtroppo soffrire in questi anni. E da questo siamo ripartiti. Mi fa piacere che la Commissione abbia recepito i miei messaggi, che ormai durano da più di 12 mesi, per quello che riguardava proprio le difficoltà delle residenze per anziani, che hanno fatto da punto Covid, hanno fatto da centro di accoglienza proprio per gli anziani che avrebbero se no intasato il pronto soccorso nel periodo Covid, e comunque la necessità proprio di rivedere le quote sanitarie o addirittura rivedere quello
percepire quello che era stato un documento del 2010 in riferimento all'Istat. Questo è alle base di tutto. Dopodiché, certo, si cercherà e ci auguriamo che il governo possa dare e stanziare più fondi, proprio perché questo è comunque una nazione che invecchia sempre di più, ha sempre più persone anziane che hanno la necessità di essere curate e di avere delle residenze adatte proprio a quelle che sono le esigenze più gravi, meno gravi, ma anche le persone che si rimangono poi dopo da sole. Parlare oggi di denaro che può avanzare alla Regione è sicuramente rischioso, perché in realtà i problemi che si trascinano la sanità e gli affari sociali sono molti e la coperta è corta. Certamente le RSA rappresentano una porzione fragile della nostra società che aveva bisogno già da tempo di essere aiutata, già al momento in cui la pandemia ha colpito molto duramente. E sono state molte le proteste che sono arrivate anche dai gestori e dalle famiglie che non potevano più permettersi di mantenere i propri cari all'interno dell'RSA anche quando non avevano nessun'altra scelta. Quindi la Regione deve intervenire organizzativamente innanzitutto, perché ricordiamo che c'è anche una carenza di personale che in buona parte è transitato dalle RSA con i concorsi alla sanità delle ASL, e quindi le RSA si sono trovate di fronte anche a questo problema. Insomma, la Regione deve mettere mano sicuramente a delle soluzioni che non sono solo di carattere economico, ma anche di carattere organizzativo. Chiudiamo parlando dei lavori dell'Osservatorio regionale della legalità, che proprio in queste ore ha fissato gli obiettivi e ha anche stilato un primo bilancio sulle infiltrazioni della criminalità organizzata sul territorio regionale. Vediamo. Elaborare linee guida per prevenire e contrastare la criminalità organizzata, da condividere con la Regione e gli enti locali, e raccogliere informazioni e dati utili per valutare la trasparenza negli appalti, dalla genesi alla conclusione dei lavori. Sono i principali obiettivi dell'Osservatorio regionale della legalità, che prima di illustrare il rapporto annuale sulle infiltrazioni mafiose alla Scuola Normale di Pisa, si è riunito in Palazzo del Pegaso. Proseguiamo con la definizione di quelle che possono essere innanzitutto le componenti ancora da inserire. Punto secondo, la questione urgente è quella di tener conto anche di quello che sta emergendo su tante realtà regionali che evidentemente chiedono un intervento puntuale e preciso, quantomeno di è quello che ci compete, di osservazione, di relazione, di collegamento. Questo è il compito dell'osservatorio. Ci sono molti temi che mi stanno, ma ci stanno tutti a cuore. Chiaramente quello della cultura della legalità, del coinvolgimento dei ragazzi più giovani, ma non solo, lavorare con l'impresa, con le categorie. Cioè, cercheremo di fare un programma molto ricco che cerchi comunque di difendere la legalità a 360 gradi. Sappiamo che la Toscana non è terra di mafia, ma le infiltrazioni mafiose purtroppo ci sono. Basta pensare all'inchiesta che ho quantitativi di droga sequestrati nel porto di Livorno, quindi bisogna fare qualcosa senz'altro. Con questo è davvero tutto, la puntata della Voce del Consiglio termina qui, vi ricordiamo che potete sempre restare connessi per tutte le novità relative alle attività dell'Assemblea Toscana, sempre sulla nostra emittente. L'appuntamento è per la prossima settimana, ovviamente, su RTV 38. Grazie e arrivederci.